Siamo ai titoli di coda per quanto concerne l'orienteering e per quanto riguarda la stagione 2022. Una delle ultime prove di rilievo a livello nazionale si è corsa a Mel, in provincia di Belluno, Veneto quindi. Mel è uno dei borghi più belli d'Italia ed ospita le finali di Coppa Italia categorie sprint e middle. Questo borgo caratteristico e i suoi boschi oltre alle rive del Piave, il fiume sacro alla patria che nasce dalle Alpi Carni, che verranno a cimentarsi in queste due prove quasi 600 atleti provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero. Un evento, un weekend che ha visto mobilitarsi cittadinanza e volontari per la sua buona riuscita. Ultima puntata allora del nostro magazine dedicato allo sport con bussola e cartina. Bentrovati, oltre che dal sottoscritto Gianfranco Benincasa, anche da Pietro Ilarieti. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti a questa ultima intensa puntata di Orienteering. Arriviamo a una stagione veramente ricca di appuntamenti e siamo passati dalla Puglia alle Alpi, adesso qua siamo sulle Dolomiti bellunesi, quindi prepariamoci a vivere questa sprint con tutti gli uomini più veloci del panorama nazionale. Vediamo davanti a tutti sicuramente Mariani e gente come Anna Caglio tra le donne, ma scopriamo come è andata questa gara. Una manifestazione che, secondo Guido Parteri, presidente della SD Fonzaso, che ha organizzato la due giorni, è solo l'inizio di un percorso. Intanto, la voce dei protagonisti. Il benvenuto del territorio ce lo dà il primo cittadino, Stefano Cesa. Sì, un grande saluto a tutti quanti, ma soprattutto l'orgoglio. Manifesto il grande orgoglio di questa comunità, la comunità di Borgo Valbelluna, nell'accogliere questa importante tappa e dare il benvenuto a tutti gli atleti dell'Orienteering in questo bellissimo territorio che si estende dal Piave alle Prealpi. Un numero straordinario di atleti che con sé portano anche i propri familiari e quindi un grazie fondamentale alla SD di Fonzaso per tutta l'attività che sta portando avanti in questi anni di promozione dell'Orienteering, ma soprattutto per aver scelto il comune di Borgo Valbelluna come sede di questa importante tappa. La gara sprint di oggi ce la presenta il tracciatore Cristian Bellotto. Sì, siamo a Mel, abbiamo avuto la fortuna che l'amministrazione comunale ci ha permesso di avere a disposizione tutta una parte qui in centro storico. Sì, oggi la gara sarà una prima parte con cortili e passaggi molto tecnici, gli atleti dovranno fare lettura molto fine, un passaggio spettacolo circa a metà gara e poi nella seconda parte di gara ci sono due o tre scelte di percorso che potrebbero rivelarsi decisive per il risultato finale. Correre in un centro storico come quello di Mel e poi in una boscaglia nei dintorni sarà sicuramente interessante, metterà a dura prova gli atleti che si sono dati appuntamento qui in Veneto per queste prove che vedono nelle vesti di direttore di gara Adriano Bettega, che è anche consigliere federale. Si parte dunque dalla sprint che come sempre si tiene in un contesto urbano, diciamo, sicuramente non semplice e delicato. Pietro. Sì, oggi è una gara che vale anche per il World Ranking Event, ossia la graduatoria internazionale. Sono circa 700 i concorrenti al via, un grande lavoro della SD Fonzaso, del presidente Guido Parteli, una società che ha saputo comunque anche, diciamo così, sfruttare la vicinanza a un territorio come quello della Valle di Primiero, perché nasce una sorta di gemellaggio con il GS Pavione, quindi un'unione di forze per dare via a questo grande evento. È la prima volta che, ecco qui parte Jessica Lucchetta, una delle grandi favorite, è la prima volta che il Fonzaso allestisce dopo tanti anni un intero evento di livello nazionale, quindi è una prova importante per loro come è una prova importante per gli atleti che si giocano poi le ultime cartucce per raddrizzare, alcuni devono raddrizzare la stagione, alcuni invece magari puntano la graduatoria finale di Coppa Italia. Elena Pezzati, abbiamo visto per la SD Fonzaso, lei che però è svizzera, e allora qui le partenze di questa prova veloce nel centro di Mel, che è il capoluogo del comune sparso di Borgo Valbelluna, che era già comune autonomo, e poi nel 2019 c'è stata la fusione che ormai è abbastanza un'abitudine sulle Alpi e sulle Dolomiti per centralizzare i servizi e per essere più al passo coi tempi. Alessio Tenani, polisportiva Masi, nelle sprint può ancora dire la
sua, come sempre, no? Pietro. Sì, può ancora dire la sua, e si è per un certo periodo della sua carriera. Ecco qua parte invece Francesco Mariani, campione del mondo junior in Turchia. Tra l'altro Francesco Mariani che dopo questa gara è partito per il Portogallo, dove tu pensa andrà a fare il volontario per i campionati mondiali junior, perché evidentemente la passione per l'orienteering continua a essere tanta anche in off season. Campionati mondiali junior che si svolgono insolitamente a novembre, perché nel mese di luglio erano stati annullati a causa dei forti incendi che avevano colpito il Portogallo, e quindi una, diciamo così, una direttiva nazionale aveva proibito qualunque evento che si svolgesse in bosco, e quindi l'orienteering era stato colpito. E adesso i giovani della nazionale guidata da Stefano Raus e Maria Chiara Crippa ripartono per un inedito mondiale a novembre. E allora il tracciato di gara è caratterizzato da una prima parte abbastanza tecnica, in cui i partecipanti attraversano, lo vediamo, cortili, giardini privati, con un passaggio particolare in arena circa metà percorso. Il finale invece propone due o tre scelte di percorso che potrebbero anche condizionare in qualche modo la prova, un percorso di 3,5 km circa, quello dedicato agli atleti delle categorie elite, che vediamo già in gara. Sì, abbiamo visto Giacomo Zagonel, un grande specialista di sprint, e dobbiamo dire che però probabilmente oggi il tifo dei tifosi è tutto per Mattia Scoppel, tesserato per la SD Fonzaso, quindi lui è l'uomo, è il regionale, è l'uomo del territorio, e probabilmente gran parte di questi tifosi che sono qui nel punto spettacolo tifano per lui. Ricordiamo che la SD Fonzaso conta su circa 40 tesserati, e la guida tecnica è Christian Bellotto. Samuele Taito, Grand Light Orienteering Team, intanto inquadrato in queste immagini che ci portano dentro la Sprint Anna Pradello, Unione Sportiva Primiero. Pietro, volevo chiederti, che stagione è stata quella che si sta ormai per chiudere? Qual è stato il livello dell'orienteering azzurro a livello internazionale in questo 2022? Ma abbiamo questo gruppo di giovani che sta crescendo bene, ha ottenuto buoni risultati. Ora i campionati mondiali junior ci diranno se otterremo ancora dei risultati. Oramai ci stiamo abituando bene, nel senso, perché dopo i titoli di Mariani, mentre qui passa un'altra atleta che possiamo definire di casa come Jessica Lucchetta, sono arrivati dei piazzamenti importanti di Ilian Angeli, poi abbiamo visto Caterina Dallera che hanno ottenuto dei quarti posti comunque mondiali, e poi Anna Rita Scalzotto che ha ottenuto un 13° posto. Cioè sono tutti risultati che anni fa probabilmente manco speravamo. Avevamo avuto un grandissimo argento di Riccardo Scaletta ai J-Walk, poi dopo c'era stato praticamente un periodo di silenzio, invece ora gli azzurrini, ecco, guarda, Mattia Scopele, lui sicuramente è l'uomo che ha il sogno più grande oggi, ossia vincere in casa. Stanno dando vita soprattutto in elite ad una gara molto combattuta, dove ci sono tanti atleti in pochissimi secondi, quindi vedremo chi la saprà spuntare. Qua è una sprint, però ecco, con qualche parte molto così, con del verde, con del dove bisogna prestare particolare attenzione. Qua si entra nei cortili e poi ecco qua si torna nella piazza del paese. Sì, dicevamo, c'è qualche punto qua e là che potrebbe rendere abbastanza insidiosa questa sprint. Alessio Tenani, intanto Polisportiva Masi, lo avevamo visto alla partenza, quindi in azione, va a trovare la sua lanterna e prosegue dunque la gara. Mattia Scopel, che come ricordava Pietro cerca il grande risultato in casa, lui che è della SD Fonzaso, la società che organizza questa due giorni di finale di Coppa Italia. Viola Zagonelli che sta andando molto bene, Mattia Scopel si sta giocando la vittoria con Francesco Mariani, eccolo qui Mariani, quindi è una lotta probabilmente tra loro due, sono vicinissimi, proprio una questione anche a pari tempo in certe fasi della gara. Percorso filante, lo vediamo, quello che stiamo seguendo in questa sprint, con gli atleti chiamati ad alcune importanti scelte tecniche, rischio per tutti, e soprattutto in quei punti che abbiamo visto prima, ma anche nel finale, dove si può perdere qualcosina, chi è in vantaggio
ovviamente deve essere bravo a gestire gli atleti. Qui sono arrivati dopo una serie infinita di gare, dunque anche le forze sono quelle che sono, tutti però cercheranno, come dire, di fare risultato anche per trovare motivazioni importanti in vista della preparazione invernale. Qua Jessica Lucchetta che è in testa, è alla ricerca, 24enne di Pieve di Soligo, è alla ricerca della sua seconda vittoria di stagione, aveva vinto già i campionati italiani. C'è da dire che Jessica Lucchetta per l'orienteering ha fatto sacrifici importanti, infatti da un paio d'anni vive a Stoccolma, vive in Svezia. Una delle patrie dell'orienteering. Esatto, no? Anche se ora da pochissimi giorni è tornata a Trento per un dottorato di ricerca. Comunque è una ragazza che sta maturando importanti esperienze internazionali, quest'anno ha corso ovunque, ha corso con la sua squadra svedese che è il Lidingo nelle grandi staffette internazionali, ha partecipato alle Coppe del Mondo, ai Mondiali d'Animale, Marca, ha partecipato agli europei in Estonia, quindi segno proprio di una ragazza che ha tantissima voglia di crescere, mentre qui Francesco Mariani lanciatissimo nella sua sfida con Mattia Scopel, vedremo chi avrà la meglio. Per chiudere il discorso su Jessica Lucchetta, che sicuramente a livello sprint è una delle migliori a livello italiano, a livello internazionale per sua stessa ammissione sta un pochino pagando, deve ancora crescere, mentre qui Damiano Bettega, per lui questa è stata una ottima stagione, qui in questa sprint non benissimo. Abbiamo visto Sergio Annesi inquadrato, il presidente della FISO, qui stanno arrivando Anna Caglio molto bene, Nicole Scalette. Gli arrivi insomma di questa prima delle due gare, attenzione Jessica Lucchetta e Martina Palumbo, sta arrivando velocissima Jessica Lucchetta orienteering terzo, che chiude con l'ottimo tempo di 13:17 prima davanti ad Anna Caglio della Polisportiva Besanese che abbiamo visto arrivare prima con 13:25. Viola Zagonel però è più indietro, sesta, la ragazza col numero 400. Eccola qui, stremata e affaticata dalla sua prova, da questa Coppa Italia prova sprint. Poi calerà il sipario con la middle Elena Pezzati, attenzione, anche lei sta facendo piuttosto bene, 6:26 il suo pettorale al traguardo in questo momento. Sì, allora sono stati solo 13 minuti mentre Caterina Dallera arriva e si piazza con 13:26 al terzo posto, sono solo 13 minuti ma sono intensissimi. Non c'è più ossigeno nei muscoli, ma probabilmente in questa fase nemmeno nei polmoni e nel cervello. Classico arrivo di Samuele Taita, tutta. Eccolo Mattia qua. Scopella arriva intanto il primo, SD Forzaso, davvero molto molto bene, va subito a controllare i suoi tempi. Alessio Tenani, per la gioia, Masi, arriva anche lui al traguardo, ma è decisamente dietro al ragazzo di casa, Scopella. Attenzione anche a Giacomo Zagonel. Dicevamo per la gioia del presidente Parteli, che sicuramente vorrebbe vedere il suo ragazzo sul gradino più alto del podio. Sebastian Indest anche era molto veloce, sì. Pietro, attenzione. Però ora ha perso, chiude con 12:40. È un po' dietro rispetto a Scopel, ma attenzione, anche qua a Francesco Mariani, se la giocavano i due già da prima. Arriva ora al traguardo e va primo, 12:10, 12:11 Scopel, 12:40 Indes. Che gara tirata, che tra sfida, gli elite al maschile, Lucchetta, Caglio, Dallera, la classifica, il podio delle elite al femminile. È stata una sfida veramente intensa, emozionante, soprattutto il duello Mariani-Scopel è stato bellissimo, e infatti il pubblico li applaude. Qua Jessica Lucchetta che vince davanti a Anna Caglio e alla Dallera. Esatto, Caterina Dallera. E poi al maschile Francesco Mariani, Mattia Scopel per un solo secondo dietro, poi Sebastian Indest terzo. Ma noi abbiamo raccolto come sempre le voci dei protagonisti, allora andiamo a sentire le interviste a Jessica Lucchetta e Francesco Mariani. Jessica Lucchetta, una gara straordinaria, una vittoria eccezionale, raccontacela. Sono molto contenta di questa vittoria, un'ottima opportunità per finire bene la stagione e devo dire che mi motiva molto per l'inverno e la preparazione per il prossimo anno. Domani ci sarà la gara middle e anche lì si punta a dare il meglio. Il campione del mondo Francesco Mariani, vincitore della sprint di oggi a Mella. Sì, sono molto contento di questa vittoria, il paesino molto carino, la gara tracciata molto bene,
Era un percorso filante, ma con molte scelte e abbastanza tecnico. Il momento più difficile qual è stato? Nelle scelte, nell'ultima parte, ho perso qualche secondo, infatti sono primo ma di molto poco sul secondo, solo un secondo. E allora la soddisfazione di Francesco Mariani su Mattia Scopello, un solo secondo più largo il successo di Jessica Lucchetta. E intanto siamo alla seconda giornata di gara, seconda giornata di queste finali di Coppa Italia di Orienteering, con la disputa della Middle lungo il Piave. Vediamo qui le immagini anche in questo caso per quanto riguarda la seconda giornata di gara di queste finali, e come sempre la voce dei protagonisti, sentiamo in particolare il tracciatore Cristian Bellotto. La middle di oggi l'hanno definita bella e tosta, ce la racconta il tracciatore Cristian Bellotto. Sì, i percorsi sono ricavati in una zona adiacente al Piave, quindi il bosco è tendenzialmente pianeggiante, la vegetazione dà fastidio nel tenere la direzione, quindi bisogna lavorare molto con la bussola. Poi ci sono un paio di zone in cui bisogna essere bravi nel gestire questi ghiaioni, quindi dislivelli un po' su e giù, e riuscire a stare dritti con la direzione. Il finale è più filante, piatto anche questo, ma si riesce a fare più velocità. Cristian Bellotto allora ci ha raccontato quella che sarà questa gara middle, dalle sue parole abbiamo sentito. Cristian Bellotto, che è anche allenatore, come ricordava Pietro, della AS di Fonzaso, la società che qui organizza questi due giorni di Orienteering. Pietro. Sì, siamo alla seconda giornata, si cambia scenario, un bellissimo bosco, ovviamente la middle è la massima espressione della tecnica orientistica, e vedremo se saranno ancora in grado Mariani e Lucchetta, anche se quando la gara diventa magari un po' più lunga fisicamente per Mariani non è ancora, diciamo, forse maturo per le distanze superiori, e invece Lucchetta, che vediamo adesso, per sua stessa ammissione paga dazio tecnicamente, anche se quest'anno ha fatto un bel passo in avanti. Prepariamoci a vivere questa sfida, magari. E Christine Kirchleckner, che torna, lei che è sempre ai vertici delle classifiche nazionali, pur non partecipando più all'attività internazionale, ed Elena Pezzati, svizzera, che però veste questa maglia del Fonzaso quando gareggia in Italia, è sicuramente l'atleta da tenere d'occhio tra le donne oggi. Mattia Scopella, eccolo qui, ieri è rimasto con l'amaro in bocca, solo secondo di distacco da Francesco Mariani. Samuele Tait, anche lui pronto, ultimi controlli alla cartina da affrontare per questa gara, con un percorso abbastanza pianeggiante ma con dei su e giù, ed un finale anche in questo caso piuttosto veloce che può fare la differenza. Gara bella ma non facile, diceva Cristian Bellotto, il tracciatore, quella che dovranno affrontare questi atleti, che saranno chiamati a confrontarsi prevalentemente con un ambiente boschivo, ovviamente, come ricordava il nostro Pietro Ilarieti, un percorso lungo il fiume Piave, cambia quindi completamente lo scenario. Francesco Mariani, anche lui è pronto alla partenza, il vincitore della sprint, terzo posto nella sprint per Sebastian Inders, che anche oggi è deciso e carico per fare una buona gara. Beh, Sebastian Inders è un onnipresente, nel senso che lui è competitivo a livello nazionale un po' ovunque, forse lo spunto veloce non è il suo tratto distintivo. Mattia Scopel, che oggi è, non diciamo sulle strade di casa, ma nei boschi di casa, quindi sicuramente potrebbe avere un piccolissimo vantaggio, anche se qua passa Roberto Dalla Valle, un grande atleta, ancora tallonato da Mattia Scopel. Oggi un occhio particolare va probabilmente a Damiano Bettega, che quest'anno ha fatto bene, ha fatto un salto di qualità importante. Damiano Bettega, che è un ragazzo che viene dalla Valle di Primiero, ma attualmente vive, diciamo così, per motivi di studio a Bolzano, frequenta il terzo anno di ingegneria meccanica, e proprio in questa stagione lui ci ha confidato di aver fatto un importante passo avanti. Ma ecco l'ospite della puntata, Germano Bernardi, atleta paralimpico. Con noi oggi, ospite della giornata, Germano Bernardi. Io sono un atleta paralimpico, ho diversi anni di attività
Alle mie spalle quest'anno festeggio i 35 anni. Cosa vuol dire per lei essere qui a Mel sui percorsi di casa oggi? Beh, naturalmente è un piacere essere qui a Mel in una manifestazione sportiva importante. Ritengo che lo sport possa anche promuovere il nostro territorio ed avvicinare anche molti ragazzi alle discipline che si svolgono da noi. È una disciplina che si sposa bene con il nostro territorio e spero che diventi una promozione importante per il futuro. Germano Bernardi, allora, l'ospite di questa nostra puntata, di questa puntata di chiusura, magazine di chiusura della stagione 2022 con le finali di Coppa Italia per quanto riguarda l'orienteering. Abbiamo visto in azione, c'era anche Christine Kirchleckner, ho visto che è stata anche, come dire, l'ambasciatrice per l'orienteering al Salone d'Onore del CONI per un progetto un po' particolare, no Pietro? Sì, diciamo che il CONI è sempre più attento agli atleti e per metterli così nelle condizioni di portare avanti anche quella che è la carriera accademica, no? Perché lo sport è importante, ma probabilmente la formazione culturale e tecnica di una persona lo è ancora di più, e quindi borse di studio e progetti speciali proprio per gli atleti. Vorrei sottolineare e complimentarmi con l'orienteering Fonzaso che si è impegnata a metterci a disposizione anche in questo caso due ragazzi con le telecamere in bosco, sono stati bravissimi. Damiano Bettega, allora, da tenere particolarmente sott'occhio, CS Pavione con Samuele Tait, poco più avanti lo vedete con la maglia arancio e blu del Gronlight Orienteering Team, questa middle dentro la vegetazione come vediamo, sì. In alcuni tratti anche molto fitta, qua un po' più aperta, ma in alcuni tratti davvero molto fitta, vegetazione che potrebbe dare fastidio nel tenere la direzione, quindi diventa anche importante usare bene la bussola. Il percorso da affrontare per gli elite di 6 km e 4 con 120 metri di dislivello, gara fisica sicuramente, soprattutto dentro la vegetazione, no Pietro? Sì, oggi sono 35-40 minuti di gara, vedremo poi quali saranno i tempi effettivi che si svilupperanno. Parlavamo di Damiano Bettega, lui viene da una famiglia sportivi, sono vari fratelli, Fabiano che è impegnato nella mountain bike e ha appena vinto la Coppa Italia di mountain bike, mentre Damiano si sta giocando la Coppa Italia Forest, ossia i punteggi che premiano i corridori in bosco. Poi, essendo una famiglia di sportivi, abbiamo anche Ivano, Tiziano, tutti orientisti, Emiliano e poi Ilenia, quindi proprio diciamo a primiero quando nascono hanno già la cartina in mano. Un'altra la cartina in mano non è male. Anna Pradella, Elena Pezzati, a proposito di cartina, in questo tipo di gare, Pietro, c'è anche chi tra virgolette fatica ad entrare nella carta, cioè sì, che deve lavorare più di bussola che non di cartina, non so come dire, in questi casi, perché non sempre è facile, no, per gli atleti confrontarsi con terreni magari del tutto nuovi. Tu dicevi prima Mattia Scopel qui corre in casa, magari potrebbe avere un piccolo vantaggio perché conosce il bosco, la vegetazione, i sentieri. Sì, possiamo dire che è così, però in certe occasioni diciamo che l'atleta di orienteering è un po' come se fosse un complesso meccanismo, come se fosse un orologio, no? Dove tutto deve girare benissimo. Non è detto che correre in casa possa essere un vantaggio, perché magari un pochino di pressione psicologica in più potrebbe scombussolare questo grande equilibrio e perdere magari quei secondi dovuti a un atleta che corre un po' di più e poi perde il contatto, no? Proprio con la mappa, e lì potrebbe andare un pochino nel pallone. Ecco, andare nel pallone, perdere il flow e perdere il contatto con la carta è una delle cose peggiori che può succedere all'orientista. Infatti tendenzialmente quasi mai nella carriera di un orientista si verifica quella situazione particolare che ti porta alla gara perfetta. Si commettono sempre piccoli o grandi errori. Attenzione, arriva intanto Viola Zagonel che si piazza prima. Lo stato attuale, ha fatto una buona gara. Caterina Dallera arriva anche lei, ma è più indietro in questo momento rispetto alla Zagonel, sì. La Scaletta, anche lei ha fatto una buona gara e lì ha un soffio da Zagonel, quindi vedremo poi chi riuscirà a spuntarla. Jessica Lucchetta quest'oggi più indietro, sì, oggi non bene.
C'è da dire una cosa. Attenzione, Elena sì. Pezzati, forse lei potrebbe andare davanti alla Zagonella, è così. 41:11 sì. È il miglior tempo sì. davanti a Viola Zagonella e alla stessa Nicole Scalette, rispettivamente 42:45 per Zagonella e 45:05 per Nicole Scalette. Arriva sì. Kirk Lechner, che oggi però è lontana. C'è da dire una cosa, parlando dei due atleti che hanno vinto ieri, e arriva in questo momento Damiano Bettega, lanciatissimo, inseguito da Roberto Dalla Valle. Direi che quest'anno Damiano Bettega conferma il suo trend e con 37:21 è il miglior tempo in assoluto. Allora, Damiano Bettega, GS Pavione, Elena Pezzati che corre con la maglia della SD Fonzaso, arriva Samuele Tait che va dietro a Damiano Bettega con 39:55, ragazzo del Gronlight Orienteering Team. Mattia Scopel è più indietro, quest'oggi forse ha pagato un po' lo sforzo della prova sprint a Naccaglio, intanto che ieri aveva fatto bene, ma qui è decisamente dietro, perché il podio è già fatto per quanto riguarda l'elite alla femminile: Elena Pezzati, Fonzaso prima, Viola Zagonel, Polisportiva Masi seconda, Nicole Scalette, Unione Sportiva Primiero in terza posizione. Attenzione, Sebastian Inderst che potrebbe andare a insidiare Bettega, arrivo, denti stretti, va dietro, 37:24, 3 secondi anche pochi qui. Secondi, sì, ieri e oggi è stata proprio una lotta, meno bene Mariani sì. che è quarto, 40:06, però sì, sì è stata una bella sfida. Pezzati ha decisamente dominato, mentre al maschile è stata proprio combattutissima, e devo dire che sarà sempre una lotta anche prossimamente per entrare in nazionale, perché il livello di questi ragazzi si è alzato. Ecco per la classifica: Bettega, Inderst e Tait, e tra le donne Elena Pezzati, Viola Zagonel e Nicole Scalette. E quindi questo è il podio ovviamente al femminile. Qui si va alle premiazioni per quanto concerne questa gara. Abbiamo visto anche Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, che va a premiare le ragazze in questo caso, ma poi anche i ragazzi, tanto pubblico anche a seguire, un po' di addetti ai lavori, ma anche il pubblico. Ecco qui la premiazione al maschile. Allora andiamo a sentire le interviste finali, la voce dei protagonisti. Elena Pezzati, una vittoria che vale doppio oggi sulle strade di casa, ma spiegacela tu com'è andata questa corsa. Ma sono contenta, era un bel bosco, non avevo mai corso qua, è molto piatto vicino al fiume, ho fatto un po' fatica a entrare in cartina all'inizio, però dopo un po', guardando bene la bussola, mi sono trovata bene e sono andata con il mio ritmo piano piano e ogni punto l'ho trovato bene, dai. Damiano Bettega, campione italiano della Middle, oggi non ce n'è stato per nessuno, sei stato il migliore. Sono partito convinto delle mie capacità, era una gara molto fisica e sinceramente mi sentivo stanco essendo l'ultima gara di stagione, però le scelte le ho fatte sicure cercando di non fare errori e infatti tecnicamente non potevo limare molto di più di così, per il resto bisognava solo spingere. Del presidente della provincia Roberto Padrin, cosa vuol dire avere l'orienteering nel vostro territorio? Beh, vuol dire anche promozione del territorio, la presenza di centinaia di ragazzi e di atleti, penso che sia un grandissimo risultato e un ringraziamento agli organizzatori che hanno portato qui questa manifestazione, ma l'orienteering si sta sviluppando molto in tutto il territorio provinciale, ospiteremo anche il prossimo anno delle gare a livello internazionale, quindi penso che sia un percorso da fare tutti insieme e gli enti locali dovranno sicuramente essere di supporto. Due giorni fantastica, vincente. Sì, assolutamente, sono stati due giorni straordinari per il nostro territorio, 600 atleti che hanno partecipato a questa grande iniziativa in collaborazione con la SD Fonzaso e tantissime associazioni del territorio. Questi atleti hanno pernottato e hanno vissuto appunto il territorio non solo di Borgo Valbelluna ma dell'intera vallata, portando una ricaduta economica in termini importanti e sostanziali. Il successo di una manifestazione è dato dalla presenza degli atleti, ma non solo, anche grazie ai collaboratori e agli sponsor. Siamo riusciti a organizzarla con l'aiuto di 40 collaboratori da parte dell'SD Fonzaso e poi inoltre anche delle associazioni del luogo. Anche devo ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, è stata una cosa molto importante. Una due giorni davvero interessante per la Federazione Italiana Sport Orientamento, che ha fatto conoscere
conoscere a tanti orientisti due località davvero uniche. Siamo veramente contenti. Queste competizioni sono una testimonianza di come l'orientamento per le località che ospitano diventa un momento di vissuto di una comunità che sa garantire a chi arriva tante tante emozioni. È tutto per questa stagione dell'orientamento. Grazie Pietro Ilarieti, grazie a Tommaso Ecker per la collaborazione tecnica e grazie a voi, gentili telespettatori. Grazie Pietro davvero. All'anno prossimo per un'altra stagione di Grande Orientini. Grazie a te Gianfranco. Grazie, rimanete con i programmi della rete. A risentirci, arrivederci.